armamento. Bentornati a tutti ragazzi, bentornati nel canale di Dante's Hardware. Allora, oggi facciamo una prova molto particolare. Andiamo a testare le prolunghe cinesi. Un set di prolunghe prese da AliExpress a 18 euro. Si trovano anche su Amazon a 18-20 euro. Vediamo, sono le classiche bianche slivate, come si può vedere. E praticamente andremo a vedere, soprattutto con il connettore della CPU e della VGA, anche applicando un carico di 100 watt, quanto è la perdita di tensione e se è accettabile per poterlo usare, oppure se cominciano ad essere deleterie perché i conduttori sono pessimi. Pronti con il test, abbiamo caricato 220 watt, quindi più o meno l'alimentazione di una scheda video, e siamo con un V-Drop di 12.12. Adesso noi mettiamo la nostra prolunga, intanto vediamo di misurarla anche qua, per avere un punto di misura fisso. Qui abbiamo 12 volt e 0,6, useremo questo punto di misura fisso, ok? 12 volt e 0,6. 11 e 86, quindi abbiamo una caduta di tensione di 15 millivolt. Ci sono 15 millivolt di caduta di tensione. Riproviamo con il cavo normale. 12 e 0,7 sono 20, 200 milli, quei 20, 200 millivolt di caduta di tensione. 200 millivolt. Dopo calcoliamo quindi quanto ci sta mangiando il cavo, facendo i calcoli. Sappiamo che sono quindi 200 millivolt, rifacciamo la prova del 9, per essere sicuri che siano comunque 200 millivolt, perché come si suol dire, fidato è morto, come si dice. 1,90 per sicurezza, perché prima avevo usato il connettore secondario PCI Express, non era corretto, perché la prova giustamente non sarebbe tornata. 1,98, 1,97 contro 2,05, siamo già meglio, siamo circa a 100 millivolt, quindi siamo anche sotto l'1%, perché 100 millivolt per 10 fa 1 volt, per 100 fa 10 volt, quindi è una caduta di tensione accettabile. Comunque 10 millivolt probabilmente forse si mangerà 4-5 watt neanche, ma molto meno probabilmente. Se noi ci troviamo che ci installiamo, abbiamo 4 schede video, installiamo 4 di questi, la caduta di tensione totale dovrebbe essere intorno ai 400 millivolt, 400 millivolt, che però se uniti ai, ovviamente alla caduta di tensione dovuta al carico, potrebbe essere un problema. Quindi, che vi dico di questi? C'avete una scheda video? Li volete usare? Va bene, ok. C'avete un sistema multi GPU con due connettori 8 pin per ogni GPU? Questi non si usano. Comunque la caduta di tensione del singolo ci fa capire che è di buona fattura, perché si scaldava molto più il cavo dell'alimentatore che questo cavo, segno che comunque sia un cavo decente, almeno da 0,75. Detto questo, queste prolunghe da 19 euro su Amazon, che trovate poi qua sotto in descrizione, vi posso tranquillamente dire che non fanno schifo, sono ottime prolunghe a questo punto, perché la caduta di tensione è minima, comunque si stabilizza su 200 watt, quindi su 200 watt, quindi parliamo di una scheda video quasi completa. 250 watt sono come usare due connettori, su due connettori a 0,01 volt, quindi è veramente bassa come caduta di tensione, 0,01 volt, sì, veramente la caduta di tensione bassa, parliamo, no, 0,1 volt, la caduta bassa, parliamo di 100 millivolt per 250 watt, quindi sempre meglio evitarle, ma se proprio le volete prendere, queste per un sistema che va a assorbire massimo 400-500 watt possono essere decenti. Se dovete fare un sistema che ovviamente va a assorbire 6-700 watt con un sistema Sly con una 3090, beh ragazzi, se avete una 3090 avete il prezzo per comprarvi i cavi slivati per il vostro alimentatore. Detto questo ragazzi, questo era un test veloce giusto per vedere queste prolunghe cinesi di cui tutti parlano, per capire se erano buone o no. Detto questo ragazzi, vi ripeto, considerazione finale, un sistema da 500 watt, comunque una caduta di tensione di 100 millivolt su 250 watt ci può stare, non ci può stare quando cominciamo a usare sistemi
con un certo carico oltre 600 watt, dove comincia a essere importante per il V-drop, che poi va sommato a quello che l'alimentatore perde, quindi potremmo andare fuori specifica sul componente. Va bene ragazzi, è tutto, non dimenticate di iscrivervi, seguire il canale, iscrivervi alla pagina Telegram e alla pagina Facebook e attivare la campanellina. Ciao a tutti da Dantes Hardware. Ciao ciao. Armamento.